Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è speranza. È il problema, è la mancanza di dignità dei ministri del Movimento 5 Stelle, perché nel momento in cui Conte ha fatto cadere il governo Draghi, i ministri avrebbero dovuto dimettersi per coerenza. Ma anche la Lega, come quelli della Lega, anche Forza Italia. E come quelli di Forza Italia. Però la differenza è che quando noi abbiamo scelto di far cadere il governo Conte, le nostre ministre si sono dimesse il giorno prima, non il giorno dopo. Ma detto questo, andiamo all'attualità. Oggi c'è un governo che è quello di centrodestra e ci sono due opposizioni, la nostra, quella del Terzo Polo, che è un'opposizione che ha Macron come riferimento in Europa, siamo nel gruppo di Renew Europe, riformisti, che parliamo anche ad un paese che è un paese che produce, che mette il lavoro al centro, ai giovani, perché tra i 18 e i 24 anni siamo il partito più votato col 18%. E loro chi sono? E un'altra opposizione, che è quella della sinistra più radicale, che difende il reddito di cittadinanza, che guarda a Mélenchon a livello europeo. Il PD, da che parte sta? Quale delle due opposizioni allora, è? Intanto, a chi intanto, guarda nel 2024? Aspetti, intanto diciamo, partiamo con la domanda è un po' quella che faceva lei prima a lei. Però, qual è il vostro avversario? Intanto, cioè il suo problema? Io detto, è, il mio avversario, io l'ho detto dall'inizio alla fine, lo dirò per sempre in tutta la mia vita. Il mio avversario è la destra. Io dico serenamente e pubblicamente che sono una persona di sinistra e di centro-sinistra. Non ho capito fino in fondo chi è il vostro avversario. Però fatemi dire una cosa, chi saremo noi? Noi saremo la principale opposizione in Parlamento, perché poi alla fine contano i numeri e i gruppi parlamentari di Italia Democratica e Progressista, del PD e non solo del PD, come è noto io non sono in questo momento iscritto al Partito Democratico, abbiamo fatto un accordo, fatto un accordo per fare una lista insieme che andava oltre il Partito Democratico, noi saremo la principale opposizione alla destra e saremo intransigenti e incalzeremo il governo che verrà sulle questioni che riguardano prima di tutto la questione sociale. Cazzullo. Perché il punto detto da Cazzullo per me è quello più rilevante. Cazzullo, chi sono gli avversari di Roberto Speranza, chi sono gli avversari di Maria Elena Boschi? Sono gli stessi, per questo non capisco perché non si siano uniti. Perché allora, Giovanni, nessuno qui crede, giustamente, al ritorno del fascismo. Ce lo siamo detti, 100 anni fa, in questi stessi giorni, l'Italia era insanguinata da questa spietata conquista del potere di Mussolini che non soltanto massacrò socialisti e comunisti, ma anche liberali e cattolici. È un periodo assolutamente non paragonabile con quello che stiamo vivendo. Però c'è un altro pericolo che secondo me giustamente Enrico Letta e Carlo Calenda hanno indicato in campagna elettorale, la collocazione dell'Italia, perché ci sono delle alleanze che sovraniste, antieuropee, o da Orban a Marine Le Pen a Santiago Abascal, che sono state fatte negli ultimi anni dalla destra sovranista populista italiana, e queste alleanze probabilmente non sono nell'interesse dell'Italia, che invece ha interesse ad avere un buon rapporto con l'Europa. La domanda allora è, per quale motivo non avete seriamente cercato di fare un accordo e con Maria l'Europa? Elena non mi dica Boschi. Perché c'era Fratoianni, perché veramente... Maria Elena Boschi, le posso aggiungere una domanda? La preoccupa di più Giorgia Meloni con quello scenario europeo o Speranza e il Movimento 5 Stelle? Ma noi siamo ovviamente all'opposizione di Giorgia Meloni, abbiamo fatto di tutto perché Giorgia Meloni non andasse a Palazzo Chigi. Dopodiché ha vinto, gli elettori hanno scelto democraticamente, adesso la dovremo misurare sui fatti. Io credo che di tutto quello che ha promesso ben poco verrà mantenuto e questo sarà un problema e sarà un problema intanto però per lei i conti non pubblici ha promesso del paese. Un granché. Beh, la Meloni, sua coalizione, la sua con coalizione cui ha parlava, voti... lei diceva guardate gestisco le cose come sì, vengono. Sì, però io credo che se lei mette insieme le proposte del centrodestra si sforano i 100 miliardi sì, di euro di promesse. Sì, ma lei è stata la prima a dire che non lei lo farà. Lei però è a capo il di quella coalizione e ha preso i voti per essere a Palazzo Chigi da quella coalizione. Il sapore politico, però mi perdoni Maria Elena Boschi, e Aldo Cazzullo giustamente diceva non è tanto il programma che sanno pure loro che non metteranno la flat tax, ora ne parleremo nella parte successiva di questa trasmissione. Il problema è il sapore politico che può avere un governo di centrodestra guida Meloni. Noi siamo... La preoccupa più quello o più un eventuale accordo con Speranza e 5 Stelle? Ma noi non vogliamo fare un accordo con Speranza e 5 Stelle, se no l'avremmo fatto anche in campagna elettorale. Noi siamo il Terzo Polo perché vogliamo essere alternativi sia al centrodestra sia a un centro-sinistra, se c'è il 5 Stelle, se c'è Fratoianni, se c'è la sinistra radicale, perché noi crediamo al lavoro e non al reddito di cittadinanza. Ci deve dire il PD, qual è la natura però del PD? Perché secondo me dire saremo il principale partito di opposizione va benissimo, però forse dovevate provare a evitare che il centrodestra avesse la maggioranza assoluta con Speranza delle proposte diverse. Noi siamo sempre stati alternativi. Per evitarlo, una delle prime cose era proprio fare le alleanze. Ed è chiaro che se tu dici che sei sostanzialmente equidistante tra il centrosinistra e il centrodestra... No, alternativi.
Ma se sei alternativa, crei condizioni per non fare quell'alleanza. A me Letta dispiace. Ha detto che noi facevamo perdere i voti, invece abbiamo preso Mariella, vedo che siete un po' ossessionati da Letta, ma il problema per me non è Letta, il problema per me è Salvini e Meloni. Parliamo del tuo partito, della tua coalizione. Ma ti ho già detto anche questo con serenità, non basta fare propaganda. Il problema tuo sembra essere Letta. Ora Letta, con molta onestà e dignità, è andato in televisione, si è assunto le sue responsabilità. Ma il tuo problema è Letta o che c'è un governo che parla con Orban, con la Le Pen? Guarda, cioè, per me quello siamo... è il problema. Io, se c'è da fermare Salvini e la Meloni, ero disponibilissimo a ragionare sia con i 5 Stelle che con te. Non ho problemi. Sì, io non... Cioè, tu sei stata nel partito con me, Maria Elena. Ma abbiamo un'opinione diversa. Con una legge proporzionale avremmo potuto fare quello che dici tu. Purtroppo c'è una legge maggioritaria. Io sono stato uno dei principali oppositori, come tu sai benissimo, di questa legge, che considero una porcheria perché non fa scegliere gli eletti. Sì, ci sono stati 5 anni per cambiarla, perché... e nessuno l'ha voluta cambiare. Io ho sempre fatto tutto il possibile. Tu l'hai votata, io sono stato contrario. Sì, sono... Hai messo la fiducia su questa legge elettorale. Non è che l'ha votata, io sono stato contrario. Loro, perché l'hai scritta, sono amichevole, dice, ma ero contrario a questa legge elettorale perché non fa scegliere i cittadini e soprattutto, cosa rilevante avvenuta oggi, trasforma una minoranza nel paese, perché il centrodestra non ha stravinto, è una minoranza del paese che viene trasformata da quella legge elettorale in una grande maggioranza in Parlamento. Cartello 1 di io voglio costruire un'alternativa. Quella legge mi sembra che tu hai costruito un'alternativa a noi. Io voglio costruire un'alternativa alla destra. Guardate il cartello 1 del nostro sondaggio, abbassiamo un attimo lo studio.